Momenti di commozione oggi al carcere di San Donato di Pescara in occasione dell'inaugurazione del busto di Valentino Di Bartolomeo nell'atrio del provveditorato dell'Istituto Penitenziario Pescarese. Ex comandante della Polizia Penitenziaria di Chieti a Pescara, Di Bartolomeo è stato fondatore della sezione Emilio Alessandrini dell'AMPE, l'Associazione Nazionale di Polizia Penitenziaria. Un grande esempio di umanità e simpatia, così lo ricordano amici, colleghi e parenti che con la loro presenza hanno voluto omaggiare il ricordo di Valentino Di Bartolomeo, scomparso a 65 anni a causa del Covid. Per Gabriella Gentilucci, moglie di Valentino Di Bartolomeo, l'emozione è grandissima perché cioè, da una parte c'è la soddisfazione e l'orgoglio di per questa cosa e d'altra parte forse questo momento di convivialità forse poteva essere vissuto meglio se c'era la sua presenza e per un'altra occasione, però comunque va bene così, dobbiamo andare avanti, portare avanti tutte le sue esperienze e tutto quello che abbiamo condiviso insieme con la nostra famiglia, anche in questo posto, perché qui noi ci abbiamo vissuto per tanto tempo. Penso che il ricordo si può vedere anche dalla presenza delle persone che sono qui, sono tutte le persone che hanno lavorato con lui e che ogni volta che io le incontro, anche dopo questa esperienza lavorativa, sono gioiose e questo è un motivo di orgoglio. Ecco. Una testimonianza d'affetto sicuramente. Sì, testimonianza d'affetto da parte di tutti, anche da parte dell'associazione dell'AMPE che veramente ci sono stati vicino e che comunque condividiamo adesso questa sua opera, questo suo percorso. Antonio Mariano, presidente della sezione AMPE Emilio Alessandrini, il ricordo appunto di Valentino Di Bartolomeo. Sì, il ricordo di Valentino era che eravamo amici da oltre 25 anni. Abbiamo fatto tante battaglie insieme e devo dire che c'era un'amicizia tra di noi molto molto forte. È un momento molto particolare perché per noi è stato un grande padre, nel senso innanzitutto è stato il fondatore di questa associazione insieme a me e ad altri e poi è un trascinatore di umanità, proprio ci siamo trovati subito d'accordo nell'aprire questa sezione. Abbiamo avuto molti 25 anni di carcere insieme, abbiamo fatto, quindi i ricordi sono tanti e per me è stato come un padre, anche per tanti altri di noi, anche se avevamo quasi la stessa età, però lui consigliava, era una persona modesta, sempre disponibile a tutto e a tutti, quindi è stato un grande uomo che lo ricordiamo sempre con affetto.